Ilaria Bifarini, economista, blogger e scrittrice, recentemente ha approfondito una nuova branca della scienza economica, cioè l'economia comportamentale. Di cosa si tratta? Sì, l'economia comportamentale è proprio una nuova, o meglio una giovane branca dell'economia che applica i principi della psicologia. La psicologia infatti è connaturata all'economia che, ricordiamo, e ci tengo sempre a sottolinearlo, è una scienza sociale perché l'economia si occupa dell'uomo e del raggiungimento del suo benessere. L'errore dove sta? Il grande equivoco. Il grande inganno è quello di voler far credere che l'economia sia una scienza esatta, come la matematica, come le scienze naturali. Questo inganno nasce nella metà dell'Ottocento con la scuola neoclassica o marginalista, dove, attraverso un processo di matematizzazione si tenta in ogni modo di far rientrare l'economia tra le scienze naturali, quindi tra le scienze esatte. E proprio in questo periodo prende forma l'Homo economicus, ossia quel modello di agente umano razionale e razionalizzante che è capace di prendere ogni decisione con una dotazione completa di informazioni e di scelte in modo da ottimizzare il proprio interesse personale. Quindi, non c'è più spazio per la psicologia, ma soltanto per la razionalità. E proprio in questo periodo, il mercato diventa il fulcro, il centro del paradigma economico, per cui, se lasciato libero di agire, è capace di raggiungere l'optimum. E proprio all'interno di questo paradigma, l'Homo economicus trova il suo humus ideale. E Sarah Keynes, nella sua teoria generale, a introdurre di nuovo il concetto di psicologia, o meglio di psicanalisi, e attraverso gli animal spirits. Cosa sono gli animal spirits? Sono quelle spinte propulsive che muovono gli individui, in particolare gli imprenditori, gli investitori, e li portano ad agire piuttosto che all'inazione. E non sono mossi da componenti razionali, ma piuttosto istintivi. Ricordiamo che Keynes fu un grande estimatore e conoscitore di Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, e infatti tutta la sua teoria generale è permeata proprio dall'influsso e dalle conoscenze psicanalitiche. Sarà con l'economia comportamentale intorno agli anni 70 del Novecento che finalmente la psicologia entra a tutti gli effetti nel campo economico. Quindi gli studi di due premi Nobel, uno psicologo e un economista, entrambi premi Nobel per l'economia comportamentale, Kahneman e Thaler, e mettono in luce tutti quei fenomeni che allontanano quelle manifestazioni che allontanano l'individuo dal concetto di razionalità e di ottimizzazione della scelta. Sarà con Richard Thaler, a tutti gli effetti, che nascerà questa nuova scienza. Thaler stesso riconosce il proprio tributo a Keynes. È una scienza in grande fermento e che ci permette comunque di analizzare nuovi aspetti finora troppo trascurati dall'economia neoclassica, che poi è quella che viene ripresa dall'economia neoliberista. L'economia comportamentale è basata sui cosiddetti bias cognitivi, cioè deviazioni dalla norma o dalla razionalità del giudizio.
Ci fa degli esempi concreti, per capire come si manifestano, nella quotidianità? Sì, i bias cognitivi sono delle distorsioni delle cognitive dal comportamento razionale ed oggettivo. In realtà si tratta del frutto dell'adattamento della specie, dell'evoluzione umana. Poiché il nostro cervello è sovraccaricato da informazioni e stimoli esterni, salvaguardare il proprio benessere e risparmiare eccessivi sforzi mentali ogni volta che si trova a prendere delle decisioni, utilizza delle scorciatoie, delle semplificazioni, vengono chiamate euristiche. Quindi, anziché attivare il pensiero analitico ogni volta che si trova in una situazione di incertezza in cui deve far fronte a una scelta, attiva dei meccanismi automatici che si manifestano appunto attraverso i bias cognitivi, che non sono altro che dei pregiudizi e insiti in noi che portano poi a degli errori, quindi a discostarsi dalla razionalità. Sono tantissimi, gli esperti ne hanno contati almeno 100, ma è una scienza, appunto, dicevo, in grande evoluzione, se ne trovano sempre dei nuovi. E facciamo un esempio, pensiamo a un bias che influenza molto le nostre scelte economiche e previdenziali, ad esempio, il bias del presente, che ci porta ad avere la massima gratificazione sul presente senza fare scelte che siano lungimiranti verso il futuro. Quindi questo lo vediamo nei comportamenti di spesa, per cui tendiamo a fare delle spese gratificanti sul momento, approfittando magari degli sconti che sagacemente gli esperti di marketing ci propinano, proprio facendo leva su questi bias. Lo vediamo nelle scelte pensionistiche, in cui si cerca di massimizzare il proprio benessere nel presente senza pensare a un risparmio per il futuro. E lo vediamo anche nell'alimentazione. Pensiamo ad esempio, che è stato fatto una ricerca, per cui un esperimento per cui un gruppo di persone andava a fare la spesa per il giorno stesso, per l'immediato, e un altro gruppo di persone andava a fare la spesa per i giorni successivi. Ebbene, il primo gruppo acquistava cibi non salutari, come ad esempio il cioccolato, perché voleva una gratificazione immediata. L'altro gruppo acquistava frutta, verdura, proprio perché il fatto di non dover di non dover rispondere a una gratificazione immediata nel presente rendeva le proprie scelte più ponderate, più salutari. Pensiamo a un altro bias, quello dell'avversione alla perdita, e noi consideriamo ogni possibilità di perdita come assolutamente da scongiurare anche di fronte alla stessa percentuale di vincita. È stato fatto anche qui un esperimento per cui, avendo la stessa possibilità, così come nel testa o croce, che si verifichi un'opzione anziché un'altra, l'individuo vuole il doppio, che gli venga riconosciuto il doppio per compensare, come vincita, per compensare la sua perdita. Quindi voglio 100 se si manifesta B, se questo porta che A mi dà la perdita di 50. Sono tantissimi, pensiamo a un altro bias, il bias del pavone. Per
Per cui ognuno di noi tende a divulgare soltanto gli aspetti più positivi della propria vita, i propri successi e a nascondere le proprie sconfitte. Questo lo vediamo ad esempio nei social network, dove tutti rimandano un'immagine di sé, della propria vita, come felice, perfetta, invidiabile. I social e la rete, che ruolo hanno in questa nuova branca dell'economia? I social e la comunicazione che troviamo al loro interno sono molto influenzati dai bias, assolutamente. E, anzi, è proprio il settore dove io mi sono focalizzata per studiare l'effetto dei bias cognitivi. Il bias fondamentale che influisce più di tutti e quello forse che influenza di più la nostra mente in generale è il bias di conferma, ossia quando noi troviamo un'informazione che è discostante rispetto alla nostra opinione precedente, iniziale, cosa facciamo? Tendiamo ad escluderla e selezioniamo, avvaloriamo soltanto quelle informazioni che sono in linea con la nostra opinione iniziale. Quindi noi non facciamo altro che cercare e selezionare delle conferme alla nostra credenza di partenza. Quindi questo cosa porta? Porta che anziché aumentare la conoscenza, in realtà noi cerchiamo soltanto di rafforzare i nostri pregiudizi, il pregiudizio, appunto il bias di conferma. Non solo, sempre collegato a questo bias, c'è il bias dello status quo, per cui l'individuo, l'essere umano, è avverso al cambiamento. Perciò preferisce rimanere legato a quella che è una sua convinzione piuttosto che cambiare, perché porterebbe uno sforzo eccessivo e comunque ogni cambiamento viene percepito dal nostro cervello come una perdita. Questi bias influiscono molto sui social network e c'è un ulteriore bias poi che tende a rafforzarli, a creare un effetto moltiplicativo. È il bias di gruppo. In base a questa distorsione del nostro cervello, noi tendiamo a identificarci in un gruppo che può essere un gruppo culturale, un gruppo virtuale, appunto, come quello che si crea nei social network, e tendiamo a esaltare ogni idea, ogni opinione che viene veicolata all'interno di questo gruppo, mentre per contro screditiamo quella del gruppo esterno, del gruppo alternativo, verso il quale invece proviamo una certa avversione, un'opposizione. Quindi rafforziamo di nuovo le nostre credenze all'interno del gruppo. Questo fa sì che si creano le cosiddette camere d'eco, quindi sono una sorta di cluster, di campane di vetro, dove cerchiamo soltanto di rafforzare, di trovare conferma alle nostre opinioni personali. Andiamo a tingere soltanto lì le informazioni e ogni cosa che diciamo all'interno di questo gruppo, dove non c'è contraddittorio, ma ognuno tende a confermare, a rafforzare le credenze e le opinioni dell'altro perché coincidono con le proprie. E si tende quindi a moltiplicare l'effetto di questa sinergia e questo porta a una radicalizzazione delle opinioni degli individui, che quindi sono sempre più polarizzati e tendono poi a confliggere con quelli del gruppo esterno, meglio dell'altra camera d'eco che si viene a formare. Quindi questo porta a un crescendo anche dei toni che può degenerare in tifoseria, la tifoseria politica che purtroppo ormai ha sostituito
il dibattito politico e il confronto, il dialogo costruttivo e addirittura degenera nel bullismo mediatico. Non sono rari i casi, anzi, sono molto frequenti. Peraltro, proprio riguardo alla politica, le scienze cognitive, quindi l'economia comportamentale, ha provato proprio come l'individuo sia mosso nelle proprie scelte elettorali dal pensiero istintivo, dal pensiero immediato, quindi quello affetto dai bias, quello inconsapevole, cui si contrappone invece un altro tipo di pensiero. Kahneman, che prima ho citato, parla di sistema 1, sistema 2. Thaler, l'altro premio Nobel dell'economia, parla di sistema intuitivo e sistema riflessivo, pensiero lento e pensiero veloce. Quindi da una parte c'è questo pensiero e che è un depensiero perché è fatto puramente di istinto, è fatto di pancia, di aderire per pregiudizio in modo veloce e inconsapevole. Dall'altro c'è il pensiero lento, il pensiero riflessivo, il pensiero analitico, razionale. Purtroppo questo qui viene sempre meno e l'informazione veloce, continua, in cui siamo subissati di informazioni, fa sì che venga messo sempre più in secondo piano. Pensiamo anche appunto al fatto di avere il continuo stimolo del social network, della notifica, dell'engagement. Questo è tutto ciò che ci allontana dallo sviluppo del pensiero e dall'utilizzo, dalla pratica, perché poi ci vuole un certo esercizio, del pensiero lento, del pensiero consapevole. Quindi, paradossalmente, nei tempi dell'iperinformazione, di questo scambio continuo che abbiamo, che pensiamo di avere, è illusione della conoscenza, ma è nemico della conoscenza stessa, perché non c'è consapevolezza, non c'è confronto, non c'è analisi, ma c'è soltanto istinto, c'è soltanto dare gratificazione a quella che sono quasi le pulsioni primordiali dell'individuo. Purtroppo questo è un fenomeno che viene sottovalutato dall'utente e viene invece utilizzato sapientemente dai grandi comunicatori, gli spin doctor e chi sta dietro ai politici. Ma gli effetti sono molto preoccupanti perché far leva e potenziare soltanto il nostro sistema istintivo porta a una sorta di imbarbarimento. Ritiene che le scoperte dell'economia comportamentale ci permetteranno di superare il paradigma neoliberista ed uscire dalla crisi che ci sta attanagliando da diversi anni? È un auspicio, sicuramente. L'economia comportamentale rappresenta senz'altro una rivoluzione nell'ambito della scienza economica, che è ferma, diciamolo, al paradigma neoclassico, quello che ho descritto prima, quello dell'homo economicus, del mercato come panacea di tutti i mali, in grado di raggiungere l'optimum se lasciato libero di agire senza vincoli. Finalmente l'economia comportamentale riporta al centro l'uomo in quanto essere umano, quindi non agente razionale come l'homo economicus, quindi soggetto ad errori, a incertezze e appunto umano. E quindi questa è una svolta non da poco.
Inoltre offre un approccio interdisciplinare che è fondamentale per l'economia, che è una scienza sociale, ci ritengo a sottolinearlo, e non è una scienza naturale, una scienza esatta. Quindi è sicuramente una grande innovazione, ci offre degli strumenti per poter pensare a un nuovo modello di sviluppo, un modello appunto più umano. E inoltre ci porta a tutta una serie di riflessioni, quelle sulla consapevolezza, su come in realtà siamo vittime di questi bias, lo siamo nella nostra vita quotidiana, nelle nostre scelte economiche, nelle nostre scelte politiche. E offre anche degli scenari di sviluppo alternativi, e c'è la proposta di un nudging, termine che deriva appunto da nudge, teorizzato da Richard Thaler, che ho nominato prima, ossia una spinta gentile dei pungoli, come pungolare l'individuo, il consumatore, il cittadino nel fare delle scelte che siano più opportune per il proprio benessere, per la propria salute, per le proprie scelte economiche, e potrebbe aprire degli scenari nuovi anche dal punto di vista dell'organizzazione economica e politica molto interessanti, che possono appunto superare il neoliberismo, anche se la strada è ancora molta da fare. Qualche mese fa è uscito il suo terzo libro dal titolo Inganni economici. Qual è, a suo giudizio, l'inganno più significativo non svelato? L'inganno in realtà è proprio questo di cui ho parlato finora e per cui io mi sono appassionata a questa scienza, è che l'economia non è una scienza esatta, che i modelli economici non sono infallibili e non sono universali, al contrario. Infatti in questo libro dimostro appunto come tutta una serie di predizioni siano, di previsioni siano poi state smentite, e di come proprio l'aver fatto riferimento a questo modello fallace basato sulla razionalità assoluta abbia portato anche a non prevedere la crisi del 2008 e poi porti anche all'impossibilità di uscirne. Perché? Perché siamo ancora legati a un modello economico, un paradigma economico superato, che è proprio questo qui che ho descritto finora e che l'economia comportamentale finalmente smonta con le proprie teorie innovative. E gli inganni economici poi nella fattispecie sono molti, io in questo libro li descrivo tutti, cioè tutti i principali quantomeno. Però non sono soltanto inganni economici, ma appunto sono anche trappole mentali, inganni mentali che ogni individuo porta con sé. Quindi se non ci liberiamo la mente dai nostri inganni, dall'inganno che ogni individuo poi si trova quasi a subire, e non riusciremo a superare questa situazione perché c'è bisogno di prospettare un modello nuovo. Un modello nuovo è possibile, bisogna abbandonare le credenze che sono radicate in noi e lo dobbiamo fare uscendo appunto dai bias che ho descritto finora. Il libro poi ha delle parti più specificatamente di politica economica, in cui vengono smontati tutta una serie di inganni e viene spiegato anche quali sono le leve psicologiche per cui questi inganni fanno così presa sulla popolazione.